Ciao ragazzi e benvenuti al Pozzo delle Idee. Oggi vi farò vedere come ottenere delle piantine di cetriolo a costo zero direttamente a casa vostra, partendo da semi raccolti l'anno scorso oppure da semi conservati nel cetriolo originale, facendolo essiccare e conservandolo in un luogo ventilato e asciutto. Partiamo prendendo dei bicchieri di plastica. Con una taglierina effettuiamo un foro sotto al fondo per far fluire l'acqua in eccesso. Riempiamo i bicchieri con del terriccio, io uso quello della mia compostiera. Se volete andare a visitare sul canale c'è il video compostiera a forma di casetta. Questo è il terriccio che ho prodotto io. Se voi non avete la compostiera, potete usare anche quello comprato. Riempiamo i nostri bicchieri, lasciandoli un centimetro sotto il bordo. Come vi dicevo prima, possiamo usare i semi già tolti dai cetrioli dall'anno scorso e essiccati, oppure i semi che andremo a togliere da questo cetriolo essiccato intero. Aprendo il nostro cetriolo possiamo vedere già i semi. Visto com'è facile toglierli, mettiamo un paio di semi per ogni vasetto. Non ne mettete molti, che poi le piantine in più dovranno essere sradicate. Per coprire i nostri semi io uso un terreno leggero, molto sabbioso, un terreno più fine. Innaffiamo abbondantemente. Riponiamo i nostri bicchieri in una mini serra fin quando non germoglieranno. Passati 5 giorni, i nostri semi di cetriolo sono germogliati. Sono germogliati pure molti. Come vi dicevo prima, non bisogna mettere troppi semi perché poi bisogna diradare le piantine. Ne lasceremo due per ogni vaso. E poi alla fine ne lasceremo una sola. È passato un mese da quando abbiamo seminato le nostre piantine di cetriolo, è arrivata l'ora di trapiantarle nel terreno.
Lavorato il terreno, preparo uno scavo profondo 25-30 cm per tutta la lunghezza del terreno dove devo andare a piantare le piantine di cetriolo. Preparato lo scavo, prendo del letame maturo, del letame stagionato e inizio a cospargerlo sul fondo che servirà a fertilizzare il terreno e arricchirlo di azoto, una sostanza utile per i nostri cetrioli. In questo modo eviterò di effettuare delle concimazioni a base chimica. La nostra concimazione sarà a base naturale. Cosparso il fondo dello scavo con il letame, con un rastrello inizio a sotterrarlo, livellando per bene il terreno e preparandolo per piantare le nostre piantine. Lavorato il terreno, lo copriamo con un telo pacciamante per non far crescere l'erba e mantenere il terreno umido e fresco. Con un piantabulbi, pratico un foro per trapiantare le nostre piantine. Uso un mix di terriccio e terreno, 60% di terriccio e 40% di terreno. Metto un po' sul fondo. Per ogni vasetto lascio due piantine. Le trapianto entrambe. Poi dopo qualche giorno vedo la piantina che cresce meglio, sradico quella che è rimasta più indietro e lascio la piantina migliore. Riempio attorno alle nostre piantine con il terriccio. Appena trapiantate, innaffiamo le nostre piantine abbondantemente. Passata qualche settimana, le nostre piantine di cetriolo sono cresciute. Ne avevamo lasciate due per ogni buca. Adesso è l'ora di lasciare la migliore. Quella più debole sarà eliminata. Io non la sradico, la taglio per non rovinare le radici di quella che rimane. In questo caso sono quasi uguali, ma bisogna lasciarne in ogni caso una sola. Scegliamo quella leggermente migliore, l'altra la eliminiamo. Le piante hanno emesso i primi viticci. È ora di predisporre la rete per farli crescere in alto. Ok ragazzi, il video è finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Condividete questo video con i vostri amici e con chi pensate che possa essergli utile. Vi aspetto al prossimo video. Ciao da Max e al Pozzo delle Idee.